È nata su internet la polemica rispetto alle spese della parata militare del 2 giugno. Secondo il popolo del web, è un inutile spreco di denaro che potrebbe invece essere dirottato per aiutare le popolazioni colpite dal disastroso terremoto che sta colpendo l'Emilia. È una follia sperperare tanti soldi per la parata del 2 giugno, aveva scritto su Twitter Antonio Di Pietro. A placare gli animi ci ha pensato oggi il presidente Giorgio Napolitano, sottolineando che la cerimonia si svolgerà e i soldi per i terremotati si troveranno lo stesso. Il 2 giugno sarà celebrato, ha sottolineato il presidente, in onore delle vittime del terremoto. Ai vittoriesi la decisione di Napolitano non dispiace, nonostante il cordoglio per le vittime del terremoto, i cittadini di Vittoria hanno il 2 giugno nel cuore, sebbene, secondo qualcuno, in un momento di crisi non sarebbe stato male risparmiare i soldi della parata. Secondo me è una bella idea, anche se la parata militare è importante, perché comunque ricorda, insomma, l'Italia, è importante. I soldi della manifestazione sono già stati quasi tutti spesi, quindi comunque 13 milioni di euro non avrebbero influito sui terremotati. Quindi va bene. Tagliarla, stiamo tagliando un po' tutto, però penso che comunque l'Italia già come paese deve avere questi soldi già per le emergenze. E potrebbe anche essere una buona idea, perché d'altronde, cioè, con questi bisogni che ci sono un po' dappertutto, secondo me è una buona mossa. Poi sai com'è, tutto il resto si lascia, come si suol dire, decidere a quella che è la loro esperienza, perché si parla anche di tradizione qua, non è che poi, perché il 2 giugno è una festa molto importante, anche perché mi sono sposato io il 2 giugno. Io sono d'accordo per quanto riguarda proprio questo, diciamo, questa cosa, perché in questi momenti, momenti di tribolazione per quanto riguarda i terremotati, vedo veramente che si possa devolvere, diciamo, quanto spendere, cioè le spese che vanno incontro a questa manifestazione, di devolverle a gente molto più bisognosa di noi.